cari amici di Fano TV, ben trovati. Questa sera abbiamo portato le nostre telecamere all'agriturismo Le Quiete di More per celebrare i 40 anni di attività dello studio Renier e Associati. In questo percorso ha consolidato un posto di rilievo nel panorama della consulenza contabile e fiscale. Seguiteci perché vi racconteremo tutto quanto dalla viva voce dei protagonisti. Andiamo! Grazie di essere venuti a questa convention per i nostri primi 40 anni della struttura, perché ne faremo altri 40 di anni tutti assieme, mi auguro. Pensate, questa sera non sarà una serata evocativa, cioè credi che parliamo del passato, ci sono le persone del passato, no? Che le ho invitate perché sono state le mie prime colonne quando ancora nessuno di voi mi conosceva. E devo dire che è una serata per me molto importante, perché è una serata dove, come ogni anniversario in una famiglia, in un matrimonio, un compleanno, una data importante stigmatizza sicuramente un qualcosa che è un percorso fatto e anche un percorso ancora da fare. Devo dire che non è una serata evocativa, sarà una serata dove io parlerò tutto ciò che ho condiviso poi nel cammino con Gabriele, con Luca, di un percorso che non è stato sempre facile, è stato un percorso anche difficile, però ci sono stati dei valori a cui io mi sono ispirato e devo dire che con estrema aderenza anche i miei soci poi hanno mutuato questi valori e nemmai hanno cercato di cambiarli, e quindi li ringrazio per questo. Una lunga storia che inizia 40 anni fa, vogliamo sapere in primis com'è cominciata. Non è cominciata per caso, volevo fare il commercialista, volevo fare questa professione e quindi ho iniziato quando avevo 24 anni, ho fatto prima 2 anni di esperienza presso altri studi, poi alla fine nel 1983 ho deciso inizio. E ho iniziato con tutte le speranze, con tutta l'energia che avevo come giovane e quindi poi passo dopo passo sono arrivato qui. Un momento di festa, ma un momento anche di formazione questa sera, dove si sono toccati, diciamo, i capisaldi su cui si fonda la tua azienda, insomma. Ci vuoi parlare della tua cultura aziendale? Per esempio, se ti dico resilienza. Ma se mi dici resilienza, è una delle cose che più mi hanno contraddistinto nel mio cammino professionale. Diciamo che questa sera non è stata una serata evocativa dove abbiamo parlato del passato e abbiamo fatto qualche lacrima. In realtà abbiamo parlato di valori, valori aziendali, quelli che hanno contraddistinto il mio percorso di professionista e che poi hanno permesso di essere trasfusi anche nelle persone che con me hanno fatto questo cammino, i miei soci Gabriele Bigonzi e Luca Maria Olivi, che anche loro hanno aderito a questi valori e hanno poi sposato tutto quello che io poi ho tracciato nella mia vita. E così anche ogni nostro collega, ogni nostro collaboratore, alla fine si riconosce nella passione, questo sacro fuoco che abbiamo tutti quanti all'interno, nella resilienza, nella leadership, soprattutto nel valore dell'etica, perché l'etica è una cosa, è un faro che ci guida sempre nel nostro percorso e ci guiderà ancora nei nostri percorsi. Se me lo concedi, c'è un valore aggiunto. Questa sera si è parlato, ma si è toccato anche con mano un valore davvero umano, quello dell'inclusione. Sì, è una cosa su cui noi vogliamo assolutamente soffermarci e ci lavoriamo tanto e ci siamo contraddistinti perché abbiamo fatto già un progetto di inclusione all'interno della nostra struttura e diciamo anche nella nostra struttura abbiamo fatto capire che il mondo è un'opportunità per tutte le persone e anche per noi è un'opportunità includere le persone, perché la diversità non è purtroppo nella diversità fisica, ma nella diversità di pensiero di chi è normale e non pensa che la diversità è normalità. Com'è strutturato lo studio Renier e in che cosa è riuscito a contraddistinguersi e soprattutto in che maniera rispetto alla concorrenza, se così si può dire? Diciamo che la cosa fondamentale è stato quello che abbiamo visto prima nel video, il pensiero anticipatorio. Cioè il pensiero anticipatorio è stato quello che mi ha fatto pensare dove, quali erano i nuovi trend di mercato, dove andare, come posizionarsi, quali servizi dare. Oggi Renier Associati Group è un gruppo multidisciplinare dove ci sono diverse, mi pare, 6 business unit, 7 business unit, dove noi ci occupiamo
occupiamo, al di là del lavoro del commercialista, del consulente del lavoro, ma facciamo direzione aziendale, facciamo controllo di gestione, abbiamo il legale interno, seguiamo la privacy, seguiamo il whistleblowing, seguiamo la finanza agevolata, la sicurezza sul lavoro. Quindi oggi un'azienda che ha bisogno normalmente di 6-7 consulenti che ce li ha sparsi e non comunicano tra di essi, noi invece abbiamo sotto un unico ombrellone tutte queste professionalità e quando vengono da noi trovano tutto. Tra l'altro in questo arco temporale ci sono stati diversi premi e riconoscimenti. Sì, ci sono stati dei riconoscimenti importanti che abbiamo avuto soprattutto dalle Fonti Award come miglior studio boutique a livello italiano per quanto riguarda le operazioni M&A corporate, questo nel 2021. Sono due anni che siamo stati selezionati da Forbes, Forbes Italia, tra i 100 migliori studi italiani. E quest'anno abbiamo vinto il primo premio. Poi siamo partner solo le 24 ore, quindi dai, comunque cerchiamo di essere sempre sulla cresta dell'onda. Questa sera spegniamo 40 candeline, ma c'è uno spirito anche di lungimiranza. Che cosa ci riserva il futuro? Quali sono gli obiettivi? Ma il futuro è quello sicuramente di non fermarsi, il futuro è quello di allargarsi ancora, ma di allargarsi con nuove integrazioni di altri studi, perché abbiamo capito qual è il metodo, abbiamo capito quali sono gli orizzonti, abbiamo capito che il mercato professionale oggi va verso le aggregazioni, quindi essere una struttura che catalizzi altri studi e facciamo un percorso tutti quanti assieme, univoco, per poter raggiungere altri nuovi obiettivi, io dico sempre che il parabrezza è più grande dello specchietto retrovisore. Abbiamo un'ultima curiosità. Com'è cambiato Enrico Maria Renier di allora e chi è Enrico Maria Renier oggi? Diciamo che i cambiamenti sono stati importanti nella mia vita. Io sono un uomo in perenne formazione, quindi dal 2009 ho iniziato un percorso di accrescimento a livello di self-growing, cioè di crescita personale, e quindi sono in formazione su leadership, su team building, su tutte le attività che mi possono portare ad avere quelle qualità e soprattutto quelle soft skills che oggi sono necessarie, quindi la capacità di risolvere problemi complessi, la capacità di avere un'ottima negoziazione, l'intelligenza emotiva, la flessibilità cognitiva, tutto ciò che oggi è importante per edulcorare, ma comunque anche per addizionare le competenze che uno possiede, perché oggi essere un bravo professionista non è sufficiente la competenza. Come dire a un prete cos'è la cosa più importante per un prete? La fede, ma la fede la si dà per sottinteso, così anche la competenza si dà per sottinteso. Ma qual è quella differenza che fa la differenza? E beh, sono queste soft skills che poi devono essere replicate nella community che vive con noi, e tra tutte le nostre società abbiamo 81 persone che stanno nella nostra community, e quindi è importante essere leadership, avere leadership ed essere riconosciuti leader, perché a volte proclamarsi leader è troppo facile, ti devono riconoscere. Chi dobbiamo ringraziare in tutto questo? Dobbiamo ringraziare la mamma, come ho detto prima, perché ho proiettato un messaggio di mamma, e dobbiamo ringraziare sicuramente tutte le persone che lavorano con me, perché anche l'ultima arrivata, e senza dell'ultima arrivata noi non saremo sicuramente capaci di fare nulla per il futuro. Poi ringrazio i miei soci che sono stati pazienti con me, e ringrazio tutti i miei colleghi professionisti, sono 19 commercialisti e professionisti che vivono la nostra struttura, ogni nostro singolo collaboratore, e quindi io penso che il team, l'unione fa la squadra, e questo è un risultato che non è solo il mio ma di tutta la squadra. Se volessimo così definire un po' quelli che sono i vari profili psicologici rispetto a voi tre, il creativo qui chi è? Enrico. E la persona invece più critica, analitica, che spacca il capello, fantastico. E la persona che ad un certo punto invece ha bisogno di trovare l'accordo, di fare in modo che si crei. Cioè, ragazzi, abbiamo i tre principali profili psicologici. E ne manca uno. Il dominante, che a un certo punto dice si fa così. C'è. Dominante, però non sono molto dominante, no?
diciamo che quando la cosa è condivisa poi diventa dominante. Perfetto, okay. Meraviglioso. Deve essere condivisa. Meraviglioso. Finché meraviglioso. Non è condivisa non si decide. Non si decide. Finché okay. Non va bene quello che dici non si decide. Bellissimo. Quando si dice che l'unione fa la forza, arrivano i soci. Il suo subentro è avvenuto quando? Enrico aveva iniziato l'attività da 2 anni, quindi 38 anni fa. Ho conosciuto Enrico quasi casualmente, ma io volevo fare la professione, cercavo un professionista che mi desse la possibilità di fare il praticantato e fare tutto il percorso che occorre per diventare professionisti. L'ho conosciuto e abbiamo iniziato. Certo, 38 anni fa era una realtà completamente diversa. Enrico aveva 2 dipendenti e quindi eravamo in 4 a fare la prima cena di Natale, solo in 4. Oggi siamo qui circa 80 persone. Qual è il segreto per, se c'è un segreto, affinché uno studio riesca a stare al passo con i tempi? Perché insomma il mondo delle consulenze, il mondo dei commercialisti comunque è in continua evoluzione. Sì, segreti, beh, ci vogliono sicuramente le competenze, ci vogliono dei sogni, ci vogliono delle emozioni, il lavoro deve piacere, la professione la devi amare comunque, poi ti dà in cambio tantissimo perché lavori al fianco degli imprenditori e spesso gli imprenditori diventano anche degli amici e i loro risultati sono anche risultati che ti appagano, quindi è un appagamento non solo economico ma anche emozionale. E segreto quindi amare la professione, dedicarci del tempo, avere resilienza su quello che si fa e poi seguire quelli che sono i sogni che condividiamo e da questo punto di vista Enrico è un vulcano continuo di idee, progetti, emozioni e quindi sei in un terreno sempre in movimento, devi vedere che cosa potrai creare, che cosa si potrà creare, che cosa si può mettere a terra, perché a volte sono sogni anche irrealizzabili, ma molti li abbiamo realizzati. Allora, lo studio Regnier abbraccia una notevole varietà generazionale, ci sono tanti giovani e ci sono anche tante donne. Come si vive questa realtà e soprattutto quale consiglio possiamo dispensare alle nuove generazioni? Vero, molti giovani e penso a quando era nato lo studio, era uno studio molto giovane, nel tempo non siamo più giovani noi, però sono arrivati tantissimi altri giovani che sono necessari perché serve la nostra esperienza, ma serve anche la forza, la voglia dei giovani. In merito alle donne devo dire che siamo il secondo studio in Italia che abbiamo ottenuto la certificazione ISO 125, una certificazione nuova che viene data solo agli ambienti di lavoro dove non ci sono discriminazioni né di genere né di nessun tipo. E noi abbiamo raggiunto questo traguardo proprio perché da noi quando si seleziona qualche nuovo candidato non ci siamo neanche mai posti il problema se fosse donna o uomo o da dove viene o quali sono le sue idee. E quindi, anzi, adesso per fare una battuta, dobbiamo quasi di più fare attenzione agli uomini che alle donne, perché sono in minoranza e quindi dobbiamo avere più tutele, forse per i maschietti che per le femminucce. Se volesse dire qualcosa ad Enrico Maria Regnier, oggi dopo questo lungo percorso lavorativo, quindi professionale, ma anche d'amicizia in fondo insieme, che cosa direbbe? È un fratello maggiore per me e quindi anche aspetti molto personali posso condividerli con lui. Lui fa altrettanto con noi perché penso che si apre anche quando ha delle difficoltà o comunque vuol condividere i suoi pensieri, lo fa. Quindi c'è un rapporto, al di là della professione, c'è un rapporto di stima reciproca e di affetto reciproco. Margherita, allora intanto
Come sei stata accolta in questa azienda e qual è la caratteristica che ti ha permesso di sentirti libera di essere te stessa? Allora, libera di me stessa è proprio dalla caratteristica in un equilibrio interiore, perché comunque l'equilibrio fa parte di tutti noi. E io lavoro come educatrice all'infanzia e da 9 anni e infatti tutto questo equilibrio me lo sono portata dietro con tutte le mie esperienze, certo. E di aiutare le di aiutare il team delle colleghe che tuttora oggi sono sempre a fianco dal mio percorso di crescita. Che bello! E qual è la caratteristica più straordinaria che tu ti riconosci? Allora, quella che mi riconosco è la mia solarità, di essere sempre quella persona, una ragazza adulta, e di essere sincera e di essere comunque aperta ad ogni obiettivo. E quella che ti riconoscono gli altri invece? Non lo so. Era il 1990 e che cosa accadde? Ho conosciuto Enrico e sono entrato a fare il praticante nello studio Renier Associati, quella volta studio Renier perché c'era soltanto lui sostanzialmente, e quindi ho iniziato a far pratica da Enrico Maria Renier. Allora, in tutti questi anni, qual è la lezione più importante di cui ha fatto tesoro, la cosa più importante che ha imparato? Beh, la cosa più importante che ho imparato è che per realizzarsi bisogna superare le proprie paure e quindi prendersi le responsabilità di fare le cose che non sai fare ma che devi imparare a fare, e quindi avere il coraggio di fare cose innovative. Siete una bella squadra, siete un gruppo coeso. Qual è il segreto per riuscire a lavorare in questa maniera così sinergica? Noi probabilmente siamo favoriti dal fatto che abbiamo dei caratteri che sono completamente diversi, però che si sanno integrare, e quindi non abbiamo mai avuto difficoltà in questi anni di lavorare assieme, di realizzare insieme le cose, quindi non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. Penso che sia più che altro la caratteristica dei nostri caratteri, quindi. Allora, 40 anni sono lunghi, sicuramente i momenti storici che la vostra azienda ha attraversato sono stati diversi, e poi l'impatto forte della globalizzazione, ecco, sicuramente anche il vostro settore ne ha risentito. Come avete fronteggiato la situazione? Beh, sicuramente la globalizzazione ha cambiato gli equilibri, quindi ci ha costretto di fare nuovi servizi, di dare dei servizi nuovi di cui la clientela aveva bisogno, aveva necessità, e quindi abbiamo innovato, abbiamo cercato di innovare, quindi dare dei servizi che erano quello che le aziende si aspettavano e di cui avevano bisogno, ma anche adesso cerchiamo di fare le stesse cose, cioè cerchiamo di innovare. In questa lunga esperienza che cosa rifarebbe e cosa no? Rifarei tutto, non c'è niente che non rifarei. Che cosa auguriamo allora allo studio Renier e Associati per questo compleanno, ma anche per i prossimi? Di continuare a progredire come abbiamo sempre fatto, e quindi continuare ad essere un riferimento nel mercato professionale della città. Ma non per volontà mia, ma per solleticare un po' la curiosità di chi ascolta, com'è stato lavorare con Enrico Maria Renier? Beh, con Enrico è stato bello, perché Enrico è stata una guida, è sicuramente un punto di riferimento, poi ripeto, io e lui caratterialmente ci integriamo, quindi siamo sempre andati molto d'accordo insieme, ci integriamo, lui ha delle caratteristiche, io ne ho delle altre, e insieme abbiamo funzionato. No, mi viene in mente, Enrico è un nome bellissimo, Enrico Maria Renier, però per i clienti delle volte è stato un nome che non capivano esattamente. Cerchiamo Maria. E quindi c'era un impiegato di una nostra ditta che chiamava dottoressa. Sì. No? Allora, siccome io sono una precisa, non ero dottoressa, gli ho detto, ma io non sono dottoressa, no, perché sentivo sempre dottoressa, dottoressa, dottoressa.
a un certo punto ho detto, ma guarda che io non sono la dottoressa. Ha fatto, ah, ma vabbè, non sarà, io sono ragioniera. Ha fatto, vabbè, non sarà dottoressa, ma comunque sarà la socia. Come la socia? gli ho fatto, no, ma io non sono la socia, io sono la dipendente. Ha fatto, ma tanto si chiama Enrico Maria Rinier, lei è la Maria. Io ho fatto, ma guarda che copiata. Ho detto, ma io mi chiamo Giovanna. Ma tanto la Maria allora chi è? Ma gli ho detto Enrico. E andiamo anche a conoscere da vicino i collaboratori dello studio Rainier. Da quanto tempo sei entrata a far parte di questa grande famiglia? Allora, io lavoro allo studio Rainier da 23 anni. Ho iniziato appena laureata e una mia conoscente mi dice, guarda, allo studio Rainier cercano un praticante. Ho detto, vabbè, ancora non avevo deciso cosa fare nella vita e quindi ho detto, proviamo. Quindi sono andata a fare un colloquio e da lì ho iniziato la mia avventura. Prima ho fatto 2 anni di pratica, l'esame di Stato, e da lì poi è iniziata un'esperienza che non è più finita. Sono tuttora allo studio Rainier, sono un commercialista senior e svolgo la mia attività con passione, sì, quella che appunto abbiamo descritto durante tutta la serata. Che cosa estraiamo dalla valigia dei ricordi? Allora, cosa estraiamo? Tante cose, perché comunque ho tanti ricordi, in particolare, cosa ti posso raccontare? Un aneddoto? Non lo so. Sì, perché no? Allora, guarda, una cosa che mi diceva sempre Enrico, da quando sono arrivata, guarda, tu non eccelli in niente, ma sei una persona completa. E all'inizio io di questa cosa mi offendevo, perché dicevo, ma come non eccelli? Adesso, oddio, aiutatemi con l'espressione. Però poi dopo nel tempo ho capito che anche essere multitasking e poter, insomma, dare un proprio contributo su tutto, magari senza essere settorialmente competenti in una cosa in particolare, è stato utile. E anzi, col tempo ho imparato anche che con l'esperienza, con lo studio e la perseveranza, la resilienza, così quando oggi incontro gli imprenditori e le aziende sono in grado di lasciare un segno, comunque di dire la mia. Quindi se all'inizio era più una presenza di adempimento, di non so come possiamo definirla, di supporto, oggi mi sento di poter decidere insieme a chi si appresta allo studio Rainier, insomma, le strategie, le scelte migliori per le loro aziende. È notevole la percentuale di donne, ma com'è lavorare con altre donne? Le donne sanno fare squadra? Allora, le donne, se vogliono essere unite, sono veramente molto unite, nel senso che raggiungono, secondo me, un team, un'eccellenza forse migliore di un team di uomini. Però purtroppo c'è la parte iniziale della conoscenza, dove ti devi un attimino ambientare, nella quale tendiamo ad essere molto rivali, ad essere un po', come posso dire, competitive, ma in maniera negativa, non sempre nel miglior senso del termine. E quindi, ecco, anche nella mia esperienza, mi ricordo nei primi anni dello studio, insomma, c'erano delle incomprensioni. Oggi, a dire il vero, sinceramente, creato il gruppo, la leadership, e ognuno con il suo ruolo, siamo tante donne ma molto unite, cosa che non rappresenta tutte le aziende, perché ci sono sempre molti conflitti tra donne. Da noi invece abbiamo raggiunto un ottimo livello di collaborazione. Ma nel cassetto? Cassetto, cosa tenevi nei cassetti? No, allora prometto che io venivo da un altro studio dove era molto all'acqua di rose. Sono arrivata in questo studio dove lavoravano come le matte e quindi mi sono trovata un attimo un po'. Quindi avevi bisogno di sostegno? Di sostegno, quindi avevo nel cassetto la boccetta dell'ansiolitico e la spirula di cioccolatina. Però è successo che il mattino trovavo sempre la boccetta, sempre lo stesso posto, i cioccolatini mancavano. Sicché una mattina invece mi trovo il biglietto che era passato, il segno Lupin, lui. Ah, ok, quindi no, era lui. C'era i cioccolatini. Pensa se ti sbagliavi con la solitica. No, la solitica non è. Bene, quindi com'era Enrico? Era molto, molto simpatico, scherzava molto, ce lo trovavamo in mezzo alle scrivanie.
quindi sì, è stata una bellissima esperienza. Penso che è una cosa che non, purtroppo mi dispiace che le ragazze di oggi non possono godere di questa cosa. Ah, e quindi nello specifico cos'è che ti manca? È un po' la sua figura, perché lui per me è stato un fratello maggiore, anche nei momenti... Grazie. E a proposito di quote rosa, ho il piacere di parlare anche con Federica, che ci racconta un po', ecco, la sua esperienza. Sì, buonasera, io sono una senior dello studio Reniero, ormai lavoro qui da 18 anni, non sono nata qua, nel senso che ho fatto pratica in un altro studio di Pesaro, poi da abilitata, dopo 2 anni da professionista, ho deciso di entrare a far parte di questa grande famiglia, dove effettivamente mi sono tolta delle grandi soddisfazioni, anche un grande lavoro, sono cresciuta tantissimo e devo ringraziare Enrico, perché comunque ci dà continuamente delle grandi opportunità a tutte noi, che pur essendo comunque donne, che con alcuni momenti anche con le famiglie, le gravidanze, abbiamo avuto anche dei momenti un po' duri per conciliare tutto. Però da questo punto di vista Enrico è una persona veramente umana, ci è sempre venuto incontro e continua a farlo anche con le nuove leve dello studio. Quindi posso dire che bene di questa bellissima struttura e sono contentissima di far parte di questa famiglia. Allora, ci racconti di Enrico dei tempi? Io vi racconto che Enrico, prima che di essere il mio titolare, era il ragazzino della parrocchia. Cioè? Praticamente nella mia stessa parrocchia Enrico faceva il catechista. Ah, davvero? Esatto. Non il chirichetto, il catechista. Il catechista. Ha provato anche il chirichetto, io me lo ricordo come catechista. E praticamente, siccome era sempre stato un bel ragazzo, tutte le ragazze facevano sì. Andavano a catechismo. Andavano a catechismo e una fede. Era pieno così, eh? Una fede incrollabile. Insomma. Esatto. Tenevi il palco al prete, eh? Esatto. Che bello. Poi praticamente io ho iniziato nell'86, è stato il mio unico posto di lavoro. E mi sono licenziato, sono andato in pensione lo scorso anno, il primo dicembre del 2022. Beh, sarebbe bello capire che cosa ti ha, perché tanto momenti di difficoltà ci certo, saranno stati, certo. No? Di sconforto, di sì. Incomprensione, sì, ma cosa che ti ha portato no. A dire no, io sto qui, questo è il mio posto? Perché confrontandosi anche con le altre persone mi ha sempre detto non è tutto rose e fiori. Quindi, pare che fuori è peggio. Esatto. E poi vabbè, io devo tutto a lui. Ho iniziato, mi ricordo ancora il primo giorno mi ha fatto intestare, siccome i registri andavano fatti a mano, intestati a mano, per la mia prima mattina di lavoro ho intestato il registro nella prima pagina e nell'ultima pagina. Non sapevo fare assolutamente niente. Quindi mi ricordo che ho fatto questa cosa in 4 ore, penso che ci ho messo un po' troppo lo tempo. No. Che bello. Però grazie. È stato un grande inizio. Grazie, grazie, grazie. Si parla di internazionalizzazione di impresa ed è per questo che abbiamo un delegato albanese di uno studio albanese di Durazzo, esattamente, sì. Che collabora con lo studio Reniero. Buonasera, io sono Irvi, sono un commercialista albanese di Durazzo, docente anche all'Università di Durazzo del diritto tributario albanese. Dal 2020 abbiamo costituito una società in Albania con lo studio Reniero & Associati, dove assistiamo clienti soprattutto italiani che fanno impresa in Albania, li assistiamo nella costituzione della società in Albania, nella tenuta della contabilità, revisione contabile e i dichiarativi fiscali. Assistiamo le imprese soprattutto italiane a 360 gradi nel territorio albanese, offrendo un servizio della qualità della casa madre dello studio Reniero & Associati. Attualmente siamo circa 20 dipendenti che lavoriamo presso questo studio a Durazzo. È una collaborazione in crescita, visto le relazioni economiche tra Italia e l'Albania che si stanno sviluppando ulteriormente negli ultimi anni.
Quindi lo studio Regnier possiamo dire che è uno studio all'avanguardia e questa è senz'altro una leadership che funziona. Esattamente, è uno studio che è diventato uno studio internazionale in questo momento, e tutta la dinamica sua lo sta esportando anche in altri paesi con tutto il know-how che attualmente questo studio ha. Il mio nome è Enrico Maria Regnier e questa è una lunga storia. Iniziata 40 anni fa, quando avevo appena 24 anni, ero un giovane pieno di idee, di speranze e di progetti. Se vi dovessi dire come ho fatto ad arrivare fin qua, non saprei neanche io dirvi come e in che modo ho fatto. Una cosa è però certa, mai mi sarei immaginato quello a cui sono arrivato. Anzi, siamo arrivati. Non saprei neanche garantirvi se oggi sarei in grado di ripetere tutto, nello stesso modo e con gli stessi risultati. Una cosa è certa. Sin dalla mia genesi mi sono ancorato a dei valori che per me sono stati la mia linea guida e la mia forza motrice in questo lungo cammino. Valori che poi sono stati le forze tramandate ai miei fidi compagni di viaggio, Gabriele e Luca, che hanno saputo incarnarli ed onorarli con la mia stessa passione e dedizione. Ogni testimonianza è sicuramente un pezzo di storia, un altro tassello importante, e anche a te naturalmente chiediamo di raccontarci la tua esperienza. Le tue colleghe ti hanno definito come una senior, anche se non si direbbe. Sì, sono senior anch'io, mi chiamo Elena, sono con Enrico nello studio da quasi 20 anni, farò 20 anni il prossimo anno. Finito l'università ho iniziato subito pratica qua da Enrico e ancora sono allo studio, quindi sono diventata una senior per vecchiaia. Senti, qual è l'insegnamento più importante che hai acquisito in questi anni di esperienza? L'insegnamento è comunque avere un'etica nel nostro lavoro, essere impegnati con passione, sacrificio, anche dedizione. Questo è quello che insomma lui ci insegna per primo. Come vedi il futuro dello studio Regnier? Che cosa auguri? Auguro un futuro brillante, come sicuramente sarà, perché Enrico non si ferma mai e quindi sicuramente avrà in mente tanti nuovi progetti per noi da qui a altri 40 anni. Abbiamo detto che con Enrico, è stata anche una tua cliente la signora Rosa, giusto? Sì, certo. Quando ho aperto la partita IVA per il Porcelli, mia. Ricordi Enrico? Io ammazzavo il Porcelli. Non so quando è stato, io non lo ricordo. Erano di prima anno, voi altri non eravate nati, lui. Signora, perché lei ha tenuto la partita IVA del Enrico, ma ha raccontato perché ha aperto la sua attività 40 anni fa, no? Sì, certo. Che attività c'è lei? Vendevo la porchetta sotto il sottopassaggio delle tornette. Avevo un buzzo della porchetta, ma come non la vendevo mai. E la vendeva a Torrette, pieno di turisti, non cominciamo. Sì, Perugin, ecco, compro. C'è qualche umbro qua? Qualcuno dell'Umbria? Come la zia dei ragazzi sono dell'Umbria, guarda, sono dell'Umbria. Beh, loro lavorano qui, questi gli altri. Sono d'Assisi, perché loro sono. Ma Assisi e Spello sono due cose differenti. I Perugini sono più. Ma che dici, che fanno? Alle torrette fanno pieno di Perugini. Ma vengono in vacanza e lasceranno tanti soldi, danno tanti. Non compra niente. Sono utili i Perugini per noi. Sono utili. Perché? Cosa fanno i turisti? Vengono giù, no? Non vengono in vacanza e portano ricchezza, cosa fanno? Portano la ricchezza, loro se la portano a casa. Comprano la roba. E che questi festeggiamenti dei 40 anni non siano un semplice traguardo, bensì un nuovo punto di partenza, perché allo studio Regnier e Associati ne auguriamo tanti altri ancora. Grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi. Ciao.